da uno dei luoghi più belli di Porto Santo Stefano, dalla fortezza. Questa sera è un momento importante, anche un momento importante dedicato al palio. Sicuramente è dedicato al palio, è uno dei momenti nuovi che abbiamo voluto apportare insieme ai quattro rioni e che tende a considerare quello che è l'aspetto in qualche maniera di inserimento, ma più che altro di coinvolgimento di tutte le personalità che frequentano l'Argentario e che in qualche maniera l'hanno frequentato negli anni passati. Noi abbiamo considerato questa situazione come una situazione di estrema sviluppo che ci deve essere e quindi in collaborazione anche con l'amministrazione comunale abbiamo pensato che questo evento che abbiamo voluto chiamare il Guzzo d'Oro, proprio diciamo per mettere in risalto quello che è il mezzo più importante legato anche alla tradizione, alle professionalità artigiane del nostro territorio, che è proprio il guzzo, questa barca pesantissima in legno e che rappresenta lo strumento con il quale poi viene a essere fatto il palio del 15 di agosto. Siamo con Walter Santillo, momento importante questo dedicato a Raffaella. Dedicato a Raffaella e al grande Brando Giordani, quindi è un momento molto importante anche perché insomma poi tutte le volte che vedo Raffaella e Sergio io divento più alto di 20 centimetri perché cosa insomma rivedo amici veri e professionisti che mi hanno insegnato tantissimo, quindi un rapporto di lavoro e d'amicizia che si consolida. Buonasera Silvia. Allora Silvia ha fatto una piccola, ho preso una scheda con un po' di appunti di quella che è stata la carriera di Brando. La consegna il sindaco, è una targa ricordo che abbiamo voluto fare sia come ente palio sia come comune di Monte Argentario, la dedica è Guzzo d'Oro 2013 in onore dell'amico Brando Giordani. Abbiamo vista commossa in questa giornata, commossa soprattutto perché sentirsi dire che buona parte della sua vita l'ha trascorsa con un uomo eccezionale. Beh, eccezionale, è stato un uomo che mi ha accompagnato tutta la vita perché ci siamo conosciuti, io ero una bambina e sono cresciuta con lui. Siamo stati insieme per tantissimi anni, oltre 50 anni, e molti di questi anni passati qui all'Argentario. Abbiamo condiviso questa passione. E certamente favorito dal fatto che erano anni quando lui ha cominciato a lavorare in cui era più facile trovare lavoro. È stato fortunato perché dalla radio, lui lavorava alla redazione sportiva, è stato chiamato a lavorare al primo telegiornale insieme a tanti altri giovani e si è trovato molte volte ad essere primo con il primo telegiornale, primo al primo approfondimento del telegiornale RT di Biagi, tra i primi a dirigere TV7. È stato ogni volta si è trovato a inventare linguaggi nuovi, a sperimentare nuovi modi di fare comunicazione. Quanto amava il palio? Molto, ha imparato a conoscerlo negli ultimi 12-13 anni, a conoscerlo da lì dentro, veramente a conoscerlo bene. All'inizio lo seguivamo dal terrazzo di Via del Molo. Però eravamo un po' più distaccati e non eravamo tifosi della Pilarella, abitavamo alla Pilarella l'estate. E poi tante volte è venuto a seguire il palio venendo con la barca al largo dello specchio di mare che si chiama Stadio dei Turchese, dove si corre il palio, e lo seguiva dal largo. Quella Rai che oggi è qui presente, è presente con Biagio Agnes, è presente con Brando Giordani,
è presente con Raffaella Carrà. Diciamo che la storia di Raffaella è una pagina importante della storia nazionale italiana. Ah, direi di sì, direi che Raffaella è stata per questi 40 e passa anni, quindi insomma incominciano a essere abbastanza, ha rappresentato lo spettacolo in Italia, ma anche il costume italiano. Basta, io porto ad esempio solamente una cosa, ora quando uno parla di sorprese nel vocabolario della lingua italiana è entrata la parola carrambata, quindi questo ti dice che quanto è importante nel costume italiano appunto la Carrà e il suo programma. Abbiamo cominciato con Pronto Raffaella, in effetti. Io ero un po' bizzarra, ogni tanto mi innamoravo di servizi curiosi, adesso non vi ammorbo, ma insomma, e lui tutte le volte diceva: ma Raffaella, ma sei sicura? Dai, Brandino, fammelo fare, che bellissimo. Insomma, praticamente mi ha sempre accontentato. Poi abbiamo fatto insieme Domenica Inn. E poi abbiamo fatto insieme Carramba. Tra l'altro il titolo l'hanno inventato Sergio e Brando nello specchio d'acqua davanti a casa mia. Tra l'altro con Iapino hanno dato il là a dei programmi che poi assolutamente copiati in tutto il mondo. Sì, bravo, bravo, hai detto. Programmi che hanno fatto storia in Italia, che poi sono stati portati anche all'estero, programmi che comunque hanno lasciato un segno nella storia dello spettacolo e della televisione, insomma. Raffaella è Raffaella. Mi piace lavorare qua, lontana dagli impegni romani, quotidiani, la stampa, le cose, che non ti lasciano spazio alla fantasia. Una volta c'era Eder Parisi in trasmissione a Carramba e si sentì male Eder, cioè svenne, perché può succedere, eravamo in diretta, quindi gli prese una cosa, boom, boom. Quindi Raffaella era, cioè non gli, a quel punto la sua umanità non gliene fregava più niente del programma, lei pensava a Eder Parisi, per cui in diretta, mentre stavamo dando, mi ricordo era Carramba Che Fortuna, quindi stavamo dando i soldi delle casse forti, delle, quindi anche un momento piuttosto particolare perché c'erano, ballavano svariati milioni, e disse: no, io devo andare a vedere come sta Eder, conduce Walter, vieni, vai, vai avanti te perché io devo andare dietro, e io mi trovai lì per lì, però insomma ce la siamo cavati, quindi quello è stato un momento, come dire, però ti dimostra il fatto che Raffaella per prima è attenta alle cose umane della vita, poi dopo viene lo spettacolo. Ho visto le prove di questi ragazzi e sono fantastici, ho visto le prove di questi Guzzi, che io credo si dicesse Guzzi, invece si dice Guzzi, che remano con la potenza e la forza di quest'isola, perché secondo me questa è, ha veramente la caratteristica dell'isola, per cui ecco, io vivo a Calapiccola e quindi sarei... Ah, è gravissimo Walter, meno uno, eh. Io sarei della Pilarella, ma la mia simpatia per il Valle dove la mettiamo? Io il Valle, dove stava la mamma di Sergio, andava al Valle, diceva il Valle, è bellissimo anche il Valle. E poi la Fortezza, da quando sono venuta qua per la prima volta mi sono innamorata anche di questo posto. E poi c'è la croce dove vado a prendere il caffè, quindi praticamente io non posso essere che super partes. Eccolo qua, il Guzzo d'Oro 2013, la motivazione. Il palio è la competizione tra l'uomo e gli elementi della natura, il vento, l'aria, l'acqua, il mare, il fuoco, il sole e la terra, il punto d'arrivo. Il guzzo rappresenta l'intelligenza, la forza e la tenacia dell'uomo che ha costruito il mezzo per superare gli ostacoli, utilizzando il remo e la propria forza fisica come strumento di leva per raggiungere la terra di vita. Raffaella racchiude in sé tutti gli elementi della vita ed ha gettato l'ancora del proprio guzzo nel mare dell'Argentario per raggiungere questa terra da lei tanto amata. Per l'amore verso il nostro territorio, la discrezione, la semplicità, nonostante la sua notorietà in tutto il mondo, Raffaella ha saputo da sempre così bene porsi quasi in simbiosi con la nostra paesanità da far nascere una forma non tanto di rispetto, ma quasi di complicità verso la sua privacy, la sua umana necessità di esigenza, di momenti di distacco dalla ribalta, di sereno vivere la quotidianità come uno qualsiasi di noi. Questo è stata ed è Raffaella Carrà per la gente dell'Argentario. Grazie. È un riconoscimento che mi fa particolarmente piacere, non me l'aspettavo assolutamente. Io credevo di venire qui oggi per ricordare Brando Giordani,
E poi quando mi ha detto però che anch'io prendevo il guzzo d'oro, dico ma non me lo merito perché io non sono una navigatrice. Però sono molto felice di averlo ed è l'unica imbarcazione che non mi fa star male come ho detto prima. È stato un momento anche bello, emozionante, in alcuni momenti il ricordo di questi grandi personaggi e soprattutto è stato un mettere un ulteriore tassello su questo palio. Sì, perché il palio è qualcosa di bellissimo, di affascinante, di emozionante, ma soprattutto per noi santostefanesi. Il problema vero del palio è che poi, dice mia moglie, una volta che l'ha visto una volta, poi dopo se non lo ami chiaramente non è difficile apprezzarlo nella sua interezza. Quello che noi vorremmo è riuscire a lanciarlo un po' al di là delle porte di Porto Santo Stefano ed è per questo che abbiamo istituito anche questo premio, diciamo dedicato, sponsorizzato e dato a persone che non santostefanesi, ma tutte persone diciamo che hanno amato e che amano in qualche modo l'Argentario, che lo frequentano da tantissimi anni e che rappresentano un testimonial di tutto l'Argentario. Quindi per noi veramente una cosa importante, ringrazio Renato Tulino che insieme a noi ha collaborato, insomma all'idea dell'ente palio, il comune, l'amministrazione ha collaborato per quanto ha potuto e siamo sempre stati vicino e a fianco in questa cosa e mi sembra che anche la gente intervenuta oggi sia veramente tanta e bellissima gente. Quindi... Ma è la prima volta che sento un primo cittadino parlare di accoglienza, parlare di gratitudine verso coloro, i turisti insomma. Sì, quelli che noi chiamiamo forestieri, insomma, dandogli un senso un po' dispregiativo, perché poi alcuni di noi diciamo che danno noia a questi forestieri e purtroppo molti non si rendono conto di quanto invece questi villeggianti, chiamiamoli col loro nome vero, sono di aiuto, direi quasi sopravvivenza per l'Argentario che nulla ha altro che offrire che non il turismo. Quindi chi viene qua? Vengono questi turisti che vengono, che spendono, che impiegano personale nelle proprie ville, quindi che pagano l'IMU, ci sono tanti motivi per essere loro grati e quindi per cercare di venire loro incontro, fermo restando che poi chiaramente, come ho detto anche prima, dobbiamo mettere insieme le esigenze di chi come loro viene un mese all'Argentario e magari si vuole riposare e di chi come noi invece aspetta l'estate per fare un po' di movida. Quindi mettiamo insieme le due cose, cerchiamo di convivere e sono sicuro che possiamo fare molto di più e molto meglio. Siamo con un altro personaggio importante di questo palio, il delegato del comune. Era la prima volta? Sì, per me è una nuova esperienza, la prima esperienza quella di essere delegata al palio. Spero di farlo al meglio, perché noi santostefanesi abbiamo proprio nel sangue i nostri rioni, però il delegato al palio deve essere super partes, quindi io dovrei patteggiare per tutti, almeno esternamente. Poi io sotto sotto insomma potrei tifare per il mio rione. È stato difficile avere rapporti oppure ormai siete in perfetta linea di accordo con i vari rioni? Ma siamo in perfetta linea, i rioni sono molto collaborativi, i ragazzi si danno un grande affare tutti, ma anche i capitani, il presidente stanno collaborando con l'ente palio, con l'amministrazione affinché il nostro palio sia sempre più vivibile anche all'esterno e che sia apprezzato, che scorra in un ambiente goliardico ma non pericoloso. E poi comunque essendo una manifestazione veramente molto bella, noi vogliamo fare in modo che chi viene all'Argentario e chi abita all'Argentario, chi ama l'Argentario possa amare il palio come lo amiamo noi, che magari lo porti fuori a casa e lo racconti agli amici, alle famiglie. Credo che per la prima volta vi siete mossi anche bene anche nei confronti del palio dal punto di vista dei bambini, perché loro saranno i futuri personaggi del palio. Sì, anche i bambini sono stati coinvolti, i bambini nascono coinvolti all'Argentario perché noi nasciamo proprio con il palio nel sangue, però ecco magari trasmettere ai bambini che il palio si può vivere non solo in modo diciamo un po' troppo eccessivo e quindi ecco diciamo di insegnare loro un modo sano di godere del palio.